Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizzeremo i Night and Sun Tarot. Questo mazzo, che ovviamente è stupendo, secondo me è veramente tra i più completi ad oggi acquistabili, poiché appunto è un mazzo che, oltre chiaramente a fornirci indicazioni per quanto appunto riguarda i significati tradizionali degli arcani, ci permette però anche di usufruire di una simbologia molto più completa, che appunto parte dall'astrologia, segni zodiacali, pianeti e ovviamente elementi. Inoltre hanno un taglio assolutamente di tipo junghiano, proprio perché si rifanno al concetto appunto di ombra junghiana. Io poi in descrizione lascio sempre il link di un mio video in cui appunto spiego con un importante dettaglio il rapporto proprio tra questo mazzo e la visione fornita da Jung e chiaramente poi successivamente anche da Jodorowsky per quanto riguarda appunto la tarologia, l'uso dei tarocchi, ma soprattutto il concetto junghiano di ombra, che ben si differenzia rispetto al io e al sé. Comunque, perché però oggi utilizzo questo mazzo? Perché la domanda che andremo a fare richiede proprio l'ausilio anche dell'astrologia e dei pianeti, oltre che ovviamente degli elementi e dei significati tradizionali degli arcani. Che domanda è? Avrete sicuramente anche già vista nel titolo del video, ossia la prossima persona che incontrerò nella mia vita e che mi ruberà il cuore o che mi piacerà, con la quale inizierò un rapporto, una frequentazione, una liaison, che caratteristiche avrà rispetto alle persone che invece ho incontrato e conosciuto sino ad oggi? È una domanda quindi rivolta sia alle persone totalmente single, ma anche a persone, per esempio, impegnate con partner per i quali non provano più ciò che magari potevano provare all'inizio, o persone impegnate magari in frequentazioni, conoscenze, ma niente di importante. Quindi cerchiamo di capire se conoscerete qualcuno e se questo qualcuno avrà quelle caratteristiche che a voi piacciono così tanto da farvi perdere la testa, e soprattutto che caratteristiche avrà questa persona. Cerchiamo anche quindi degli aiuti nell'astrologia e nei pianeti. Allora, io comincio quindi a mescolare gli arcani, questa la lascio qua, tanto comunque sapete che ci stiamo occupando dei Night and Sun Tarot, quindi cerchiamo di capire quale tipologia di uomo andremo a conoscere, che caratteristiche avrà da un punto di vista comportamentale, astrologico, segno zodiacale, pianeti. Cerchiamo di capire come sarà questa persona, quando la incontreremo e come magari potremmo comportarci o dovremmo comportarci a seconda del consiglio degli arcani rispetto, ripeto, al nostro presente e al nostro passato. Vediamo anche se magari questa persona è completamente nuova o se invece già magari ci gironzola attorno o se fa parte del nostro passato, eh? Cerchiamo un po' di capire qualcosa in più. Ripeto, una stesa che è valida per single, ma anche per tutte le persone che sono impegnate in una storia ufficiale, che però purtroppo, ahimè, non vi soddisfa più. Allora, metodo che uso sempre il solito, quello che uso prevalentemente, 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io. Allora,
Oh, aiuto. Ok. Allora, oggi il mazzo non vuole stare fermo. Vediamo un po' se si vedono. Perfetto. Ok. Allora, partiamo dalla prima posizione, che è ovviamente una posizione fondamentale proprio perché riguarda il presente della vostra situazione, cioè chi state eventualmente frequentando, se c'è qualcuno che vi gira attorno, come state vivendo in questo momento, diciamo, i rapporti sentimentali, i rapporti da un punto di vista amoroso. Allora, voilà, qui abbiamo un bel re di spade. Allora, il re di spade rappresenta sicuramente un uomo molto severo, rappresenta una figura fredda, una figura distaccata, un iperlogico, una persona troppo razionale, una persona che pretende, perché poi in realtà ragazzi è una pretesa, di avere il controllo sempre su tutte le situazioni, dunque ovviamente anche sui sentimenti. È una persona abituata a comandare, è una persona abituata ad essere estremamente rigida, una sorta di moralista, una persona a volte anche, vi ripeto, un po' egoista, senza scrupoli, che prende ciò che vuole, ciò di cui ha bisogno, e poi poco se ne importa di come sta l'altra persona. Quindi, solitamente, il re di spade non è un uomo privo di sentimenti. Personaggi di spade, ragazzi, il cuore ce l'hanno. Guardate qua, dove ce l'ha però il cuore? In una gabbia, in una gabbietta per gli uccelli. Quindi impedisce ai sentimenti di prendere il volo, di conseguenza di trovare la propria libertà e di essere espressi in maniera, direi, benefica e sana. Questa persona, guardate anche il volto di quest'uomo, quanto è sempre corrucciato. È il volto di una persona non chiaramente serena, ma come si fa ad essere sereni nel momento in cui si cerca di ingabbiare i propri sentimenti? Questa è la persona che voi avete attorno, può essere il vostro compagno attuale, può essere un uomo che vi piace, può essere un uomo che state frequentando o può rappresentare anche il prototipo di uomini che voi avete sempre conosciuto. Quindi vi ripeto, persone abituate ad avere sempre tutto e tutti sotto controllo, persone un po' arroganti, prepotenti, che vi ripeto prendevano finché a loro conveniva e poi diciamo tanti saluti o comunque non mi importa di come tu stia. È una figura estremamente rigida, è una figura, vi ripeto, autoritaria, ma non autorevole, autoritaria, sono due cose ben diverse. È una persona d'accordo, sicura di sé, che ha anche dei propri ideali, per carità, è una persona che persevera nei propri obiettivi, è una persona probabilmente di comando anche da un punto di vista professionale, potrebbe, diciamo, rappresentare un uomo che indossa una divisa, quindi forze dell'ordine, piuttosto che un medico, piuttosto che un avvocato. Comunque una persona di successo, per carità, da un punto di vista professionale, una persona, vi ripeto, che ha anche un importante senso appunto di giustizia, ma in realtà è una persona però che a volte scivola, anzi a volte direi facilmente, nell'eccesso, perché tende, vi ripeto, a diventare troppo fredda questa persona, a pretendere troppo rigore anche dove il rigore è impossibile da mantenere, ossia nei sentimenti, nella sessualità, nell'emotività. Quindi, d'accordo, è una persona intrepida, ma è anche una persona troppo autoritaria. E poi vi dirò anche la verità, generalmente il re di spade, vi ripeto, è una persona che tende molto a criticare gli altri, un ipercritico, è una persona rigida ma molto all'antica, è una persona che ha delle idee ben precise e le porta avanti con una certa ostinazione. Quindi
È una persona che spesso e volentieri può imporre le sue idee agli altri in maniera però dispotica. Quindi, vi ripeto, o è questa la tipologia di uomo che avete sempre avuto al vostro fianco e che avete conosciuto nel corso del tempo, o è la persona che avete tuttora al vostro fianco, una persona che vi piace. Però chiaramente, ragazzi, se qui parliamo di un'ascesa d'amore, partiamo con un personaggio di spade, partiamo già con un gelo incredibile. Perché vi ripeto, sono persone che hanno quasi paura dei sentimenti, che faticano a comprendere gli altri perché non sono assolutamente empatici, ma faticano anche a comprendere se stessi. Quando si trovano di fronte a un grande sentimento o a un trasporto nei confronti di un'altra persona, i personaggi di spade tendono a bloccarsi perché non concepiscono che in quel momento loro si sentano così dipendenti da un'altra persona, perché chiaramente i sentimenti, l'innamoramento ti rende dipendente. E queste persone preferiscono distaccarsi, quindi ingabbiare i propri sentimenti per continuare a sentirsi assolutamente autonomi, liberi e indipendenti. Hanno un profondo senso di libertà, sì, certo, però una libertà personale, perché vi ripeto che loro non contemplano la libertà dell'altra persona. Sono estremamente autoritari, quasi dispotici, hanno un atteggiamento prepotente, spesso dittatoriale. Quindi sono persone che tendono a rapportarsi a voi in maniera molto severa, a volte anche giusta, vi ripeto, a volte anche saggia. Possono essere anche persone, per carità, incorruttibili, che hanno, vi ripeto, un buon ruolo da un punto di vista professionale. Sono persone che possono fare anche da guida, da mentore, dotati di grande volontà. Ma parliamo di sentimenti, tutto questo nei sentimenti non serve e non fa bene ai sentimenti. Perché vi ripeto, cercare di controllare il futuro e i propri sentimenti e soprattutto la vita degli altri porta poi, come vi dicevo, a frustrazioni, a sensazioni di freddezza eccessiva, di negatività. Vi ripeto, guardate questo volto come è corrucciato, perché questa persona fondamentalmente può essere vincente nel lavoro, ma nei sentimenti sarà sempre una persona incapace di gestire dei rapporti. Quindi tendenzialmente sono persone sole, che hanno magari anche pochi amici veri. Magari possono conoscere 3.000 persone, ma amici veri ne hanno pochi, quasi nessuno. Generalmente sono persone anche che non si impegnano sentimentalmente. O provengono, come tipico per esempio delle carte di spade, da divorzi, da separazioni, da tanti rapporti falliti. Ma questa persona o queste persone non si sono mai fermate a pensare: ma non è che magari forse qualche errore lo compio anch'io, visto che ho tutti questi rapporti falliti alle spalle? No, questa persona non si ferma a pensare perché dà la colpa agli altri. Perché pensa di essere una persona pura, immacolata. Tra l'altro, le figure di spade purtroppo possono tendere a mentire, perché appunto hanno una mente molto fervida. Sono persone generalmente estremamente intelligenti, ma con una personalità fortemente machiavellica, tendente anche alla menzogna. Vi ripeto, sono molto determinati. Quando hanno un obiettivo, generalmente ci arrivano. Il re di spade generalmente conquista ciò che vuole, ma una volta ottenuto ciò che vuole, va verso immediatamente un'altra preda. Parliamo di aria. Guardate, in questo caso la simbologia è raddoppiata. Aria, aria. L'elemento aria è il centro del mentale per eccellenza. Rappresenta il centro intellettuale. E rappresenta quindi, vi ripeto, l'intelligenza, le idee, la capacità di comunicazione, la capacità anche di manipolare gli altri. Sono grandi affabulatori. Potrebbero essere, vi ripeto, generalmente anche avvocati, magistrati, con le parole ci sanno fare, giornalisti, insegnanti. Però purtroppo possono arrivare
ottenere ciò che vogliono anche a mentire. E soprattutto hanno una lingua lunga. I personaggi di spade tendono a ferire, ma lo fanno di proposito, non è un errore. Quindi vi ripeto, ragazze, questo personaggio che voi avete al vostro fianco, o nel caso in cui voi ad oggi non abbiate nessuno, ma rappresenti il prototipo di uomini che avete sempre frequentato, capisco il motivo per cui ora voi siate in questa stesa, perché qui partiamo da una totale freddezza. Vi ripeto, da persone che vi hanno dato molto poco, ma non a livello sessuale. Perché le spade, come i bastoni, hanno chiaramente anche un corrispettivo fallico importante. In questo caso, sentimentalmente, sono persone che danno pochissimo. E vi ripeto, molto probabilmente voi avete conosciuto persone che ad oggi, dopo aver terminato la storia con voi, la frequentazione con voi, non sono persone tutte necessariamente sposate con figli e sistemate. Sono persone che continuano il loro percorso di prendi e lascia, cioè conoscono persone come hanno fatto con voi, le frequentano, poi magicamente i rapporti si sciolgono, tornano di nuovo a caccia, trovano una nuova preda, ricominciano una nuova conoscenza che fallisce anche questa. Difatti, molto spesso, nel momento in cui noi vogliamo capire chi abbiamo davanti a noi, per capire come questa persona vive i sentimenti e quindi come potenzialmente potrebbe vivere il rapporto con noi, è molto importante cercare di capire qualcosa sulle sue relazioni precedenti. Perché nel momento in cui io mi trovo ad incontrare, a conoscere una persona, per carità piacente, ma questa persona mi elenca una serie di 20.000 rapporti che ha avuto tutti terminati in malo modo, e di breve durata, qualche domanda magari me la faccio. Ossia, non è che questo è il suo modus operandi? Ok, quindi cercate bene anche di obiettivamente capire chi avete davanti a voi, perché effettivamente avete incontrato personaggi che forse era meglio, diciamo, non incontrare. Nel caso in cui sia il vostro compagno, effettivamente capisco a maggior ragione il motivo per cui voi stiate cercando qualcos'altro. Vi ripeto, persona vincente in tutti gli aspetti, tranne che in quello sentimentale, perché sono persone che non riescono a dare. Poi vi ripeto, anche tendenzialmente un po' aggressive negli atteggiamenti, in ciò che dicono, in ciò che esprimono. Allora, ora vediamo un po' invece questa posizione. Questa posizione mi rappresenta però che cosa c'è di buono tra le persone che conoscete, se c'è qualcuno, da un punto di vista, diciamo, sentimentale in questo momento, come state vivendo in questo momento presente rispetto chiaramente al passato, se ci sono delle riflessioni, se avete appunto pensato bene a cosa fare del vostro rapporto attuale, se ce l'avete, o della vostra condizione da single. Vediamo un po' se ci sono appunto delle belle novità. Allora, la giustizia, caspiterina. Sì, ci sono delle belle riflessioni che state facendo e non sono poche. Allora, ragazze, prima cosa che vi viene in mente, cosa state cercando? L'equilibrio. Chiaramente, arrivandomi da questo re di spade o da questi re di spade, ci sta tutto. Nel senso che state chiaramente cercando di riprendere in mano il film del vostro passato, come se foste davanti a una cinepresa, e state riguardando praticamente tutto il film della vostra vita. Qui c'è un'analisi profonda però che state facendo. Un'analisi che riguarda non solo gli altri, e questo vi fa veramente onore. Perché non state giudicando gli altri, o comunque non solo, ma state guardando anche dentro voi stessi. Guardate quanti occhi, sembrano tanti occhi, che in qualche modo stanno guardando cosa? Passato, presente,
stanno progettando un futuro in maniera differente però. State guardando soprattutto dentro di voi e state cercando di capire cosa non è andato bene sino ad ora per poter riportare equilibrio nell'ambiente attorno a voi, ma soprattutto nella vostra anima. Perché in realtà la giustizia rappresenta un esame di coscienza, rappresenta il vostro cercare una soluzione in maniera però onesta, leale, pulita a quelli che sono i vostri problemi. Vi state comportando in maniera straordinariamente matura, state cercando di prendere la decisione giusta, state cercando di fare la scelta giusta per non far soffrire voi stessi, ma nemmeno gli altri. State cercando di evitare sensi di colpa, ma anche imposizioni, tutto ciò che in qualche modo fino ad ora vi ha bloccato. Ecco, state cercando di liberarvi da delle imposizioni, per esempio da un rapporto che non va più bene, con questo Re di Spade ad esempio, oppure state cercando di capire qual è la tipologia di uomo che fa per voi, state cercando di liberarvi da questo prototipo di uomo che avete ad esempio frequentato sino ad ora. Vi state guardando attorno, ma in maniera molto più profonda. È come se in questo momento un po' tutti i nodi venissero al pettine. Siete molto stanche, ragazze, siete stanche, avete bisogno di giustizia, avete bisogno di verità, volete qualcosa di pulito. E dicevo che molto probabilmente il Re di Spade è un uomo che tende a mentire, quindi potrebbe anche essere che voi siate state coinvolte o siate tuttora coinvolte in un rapporto clandestino con una persona impegnata. E voi ora avete bisogno di verità. State cercando, non dico una vendetta, perché vendetta è una parola forte, ma pretendete che chi sbagli paghi. Perché sapete che in realtà voi avete sempre mirato a qualcosa di giusto, di bello, di positivo. Ora siete nella posizione di dire io merito adesso qualcosa di bello, me lo merito. Perché, come vi dicevo prima, state rivedendo tutto quello che vi è accaduto, tutto quello che avete fatto e soprattutto, ragazze, tutto quello che avete subito da questi personaggi. Quindi ora volete un'unione leale, seria, limpida. Volete qualcosa di duraturo. La giustizia ha delle tempistiche molto lunghe. Quindi state cercando non più, vi ripeto, come vi dicevo prima, quei mordi e fuggi con quei personaggi, diciamo, molto così misteriosi. Ma appunto prendi e lascia, prendi e lascia. Adesso volete qualcosa di concreto. Quindi la giustizia è un guardarsi dentro, un bilanciare ciò che non è equilibrato, ciò che non è andato bene nella vostra vita per potervi liberare, per guardare verso un futuro differente. E vi ripeto, siete in procinto di prendere anche evidentemente una o più decisioni. Se siete legate a una persona di questo tipo, volete lasciare questa persona. Perché siete stanche, siete molto consapevoli, veramente molto consapevoli, e questo vi fa, vi ripeto, molto onore. Tra l'altro, guardate, la giustizia qui ci riporta al simbolo della bilancia. State appunto cercando equilibrio, state cercando di incontrare persone a cui per carità voi date, ma che al contrario poi vi ridanno. Perché come vi dicevo prima, queste persone hanno solo preso, o questa persona ha solo preso, non va più bene così. Voi volete anche essere contraccambiate, ma ragazze mie, ci mancherebbe. Avete incontrato persone a cui avete dovuto sempre dare, per forza, il loro cuore era qua dentro. Quindi chi ci metteva davvero del sentimento? Solo voi. E siete stanche di tutto questo. La giustizia è un arcano molto severo, proprio perché ci riporta appunto a quella sensazione di aver bisogno di liberarsi di un qualcosa che ormai non serve più, ma lo volete fare, vi ripeto, in maniera assolutamente giusta, in maniera saggia, in maniera ponderata, con cautela, con prudenza, senza colpi di testa. Perché
Perché la giustizia rappresenta il dosare le decisioni, le parole, creando comunque una sorta di pace, di riappacificazione, ma vi ripeto, di armonia più che altro con voi stessi. State cercando anche di disciplinare evidentemente anche i vostri desideri, il vostro istinto. Diciamo che solitamente la giustizia viene vista come un arcano che in qualche modo castra l'istinto, quello che Freud definirebbe l'es. In realtà, a volte nella vita ci sono dei momenti in cui i nostri desideri più carnali, pulsionali, debbano essere, non dico accantonati, ma messi un po' a tacere, momentaneamente, temporaneamente, per dare spazio ad una riflessione più profonda, per permettere all'io di scendere nella profondità del nostro inconscio, nelle parti più intime, più preziose ma più sconosciute della nostra ombra, come dice Jung, in modo da poter integrare anche parti sconosciute a noi nel nostro sé. E solo questo può crearvi equilibrio. Ragazzi, l'equilibrio si ottiene nel momento in cui noi conosciamo e abbiamo le porte aperte rispetto al nostro inconscio. Quindi non soltanto nel momento in cui ci rapportiamo agli altri, ma soprattutto nel momento in cui noi ci rapportiamo a noi stessi. Perché probabilmente avete capito che frequentare, conoscere persone sempre fatte in questo modo, probabilmente dipendeva anche da dei vostri bisogni inconsci, che però erano malsani. Questo è fondamentale per guardarvi dentro. In questo momento è come se voi vi steste chiedendo: ma che cosa ho bisogno di riequilibrare nella mia vita? Quali sono gli aspetti di cui ho bisogno e quelli che invece posso tranquillamente eliminare? State evitando situazioni di eccessi, di ricatti, di sregolatezza, di incertezze, di inquietudine. In questo momento avete bisogno, vi ripeto, di equilibrio. Molto importante, eh? Questo momento della vostra vita direi che è un momento di svolta. Quindi in realtà in questo momento, più che il volervi infilare in storie, magari anche passionali per carità, però state cercando di evitare situazioni di questo genere perché temete che possano poi riproporvi appunto delle frequentazioni come quelle che avete avuto in passato. Quindi siete più in una fase di osservazione. E vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate una persona al vostro fianco, state veramente cercando di capire come potervi liberare da questo impegno ufficiale che avete, perché siete veramente molto molto stanche. Ma vi ripeto, lo volete fare e molto probabilmente è da tempo che avete intenzione di farlo, proprio perché vi ripeto che la giustizia rappresenta tempi lunghi, perché per voi è sempre stato un legame soffocante, ci credo, e inappagante, ci credo. Ma cercate di farlo, state cercando di farlo in maniera, vi ripeto, dosata, ponderando, non volete colpi di testa. E vi ripeto che questo vi fa solo che onore. Allora, altro punto importante, che cosa avete nel vostro cuore in questo momento? Vediamo se obiettivamente c'è qualcuno che vi interessa o se effettivamente siete in attesa. Vediamo un po' che cosa in qualche modo state cercando di vivere. Allora, qui abbiamo, wow! Allora, Paggio di Spade, no, siete in attesa, non state cercando in questo momento di, diciamo, vivere molto, siete obiettivamente in attesa. Il Paggio di Spade è in allerta, una sorta di allerta sto, nel senso che guardate, osserva, come vi dicevo,
con la giustizia, è in profonda osservazione, sta osservando, sta cercando di capire come può muoversi, con chi può muoversi, con quali tempistiche, con quali motivazioni. Sì, decisamente ragazze, siete in un momento di osservazione e soprattutto guardate, è armato il paggio di spade. Il fante di spade è armato perché? Perché ha le difese alte. Perché tra i quattro paggi è l'unico che obiettivamente non si butta nelle cose. Non si butta, come vi dicevo prima, guardate con la giustizia, non si butta nelle frequentazioni, non si butta nelle conoscenze. Ma non perché ne ha paura, semplicemente perché, come vi ho detto prima, sta cercando di osservare quale possa essere la mossa migliore, la persona migliore per non rischiare di nuovo di trovarsi in situazioni che in qualche modo possono portarlo poi a soffrire. Ragazze, non vi nego che potreste anche stare ad aspettare qualcuno in particolare o addirittura spiare qualcuno, cioè cercare di capire un po' in base alle mosse che farà questa persona, come potrebbe evolvere il rapporto, ma lo state facendo con prudenza, con riflessione. Quindi vi ripeto, prima di agire ci state pensando molto bene, perché in questo momento state cercando più che altro di proteggere, vi ripeto, voi stessi, perché il paggio di spade rappresenta solitamente una persona che è stata circondata da personaggi, diciamo, poco onesti, eccolo qua, il nostro re di spade, personaggi un po' furbetti, personaggi un po' imbroglioni, senza scrupoli, eccolo qua. Quindi evidentemente state cercando di proteggervi proprio da queste persone. Vi dicevo con la giustizia che state cercando di riequilibrare la situazione. Quindi, come avete trovato persone fredde, anaffettive, anche voi di rimando state cercando di comportarvi allo stesso modo, nel senso, non diventando come loro, ma dicendo: ok, tu mi dai 99, io ti do 99, non ti do più 100. Tu mi dai 50, io ti do 50, non ti do più 100. Tu vuoi vederci una volta a settimana? Io voglio vederti una volta a settimana, non continuo a chiamarti in modo da poterti vedere anche 2 o 3 volte. Quindi state cercando, eccola qua la giustizia, di restituire pan per focaccia. Vi dicevo che c'è un minimo di senso di vendetta, nel senso che state cercando appunto di far capire alle persone o alla persona che avete al vostro fianco: così non mi sta più bene. Adesso prendo un po' anch'io, anzi, ti faccio provare sulla tua pellaccia che cosa significa vivere con una persona che si comporta come tu fino ad ora ti sei comportato con me. Caspiterina, siete particolarmente agguerrite, ragazze mie, però come darvi torto? Vi ripeto, siamo partiti da questo re di spade, voi sapete che il primo arcano in una stesa chiaramente è fondamentale perché ha un'energia tale per cui va a spiegare poi chiaramente tutte le altre carte, tutte le altre posizioni, perché questa è la posizione proprio del presente. Quindi, insomma, vi siete ritrovate veramente in situazioni non del tutto tranquille e non del tutto pacifiche, con persone che forse era, vi ripeto, meglio non incontrare, meglio perdere che trovare, come si suol dire. Inoltre, guardate qui abbiamo il simbolo della terra e il simbolo di nuovo dell'aria, quindi state cercando di ragionare, il vostro ragionamento molto profondo, state cercando di utilizzare l'arma più potente che hanno le donne, che non è assolutamente il fascino o l'aspetto estetico, bensì l'astuzia, una grande capacità di capire come, dove, quando, la capacità di pianificare
in dettaglio determinate mosse. Vi ripeto che secondo me state aspettando qualcuno al varco, perché con questo paggio, secondo me, la maggior parte di voi sì, e lo state facendo con l'intelligenza dell'aria e, vi ripeto, l'organizzazione pratica operativa della terra. Quindi avete fortemente i piedi piantati per terra, non state più sognando, ragazze mie, ve lo dicevo con questa giustizia. Questi occhi guardano verso un futuro, ma per cercare di migliorarlo e di in qualche modo liberarsi dal passato e anche eventualmente dal presente. Ma lo state facendo in maniera veramente intelligente, oculata e pianificando in maniera concreta, come la terra, ogni vostro movimento. Quindi siete un po' come il fante di spade, nel senso che siete un po' come il classico sorvegliante. Piuttosto che agire, preferite appunto osservare. Siete un po' una sorta di controllore, a volte anche molto pignole nel notare cosa c'è che non va. Perché non vi fidate più ciecamente delle persone, siete molto prudenti. Curiose sicuramente, ma non amate i conflitti, perché il fante di spade, vi ripeto, rappresenta comunque forse l'unico in realtà tra i fanti che rimane fermo, ma perché si tira fuori dalle situazioni pesanti, non le vuole più vivere, vuole un momento, una parentesi di grande tranquillità. Perché in realtà avete anche la sensazione che vi stiano per arrivare delle notizie. Perché in realtà il Fante rappresenta anche appunto l'arrivo di notizie da parte anche di più persone. Di conseguenza è come se voi steste aspettando, vi ripeto, al varco qualcuno, in modo da poter poi valutare come potervi muovere. Quindi vi ripeto, c'è una grande capacità in questo momento di decidere. State cercando di sfruttare veramente tutti gli angoli della vostra intelligenza per poter superare al meglio le difficoltà, ma lo state facendo in maniera molto concreta. Quindi non con progettualità campate in aria, assolutamente no. Veramente molto molto brave. Veramente molto molto brave. Vi fa veramente onore questo comportamento. State diventando, diciamo, delle belle furbette, ma fate benissimo, ragazze, perché, vi ripeto, con questi personaggi, come ci si deve comportare? Cioè, ci si deve lasciar prendere in giro a vita, ma dire anche di no. Allora, vediamo un po' questa, se riesco a prendere, no, facciamo così che facciamo prima. Allora, vediamo un po' questa carta che cosa rappresenta. Allora, questa carta rappresenta i contro della situazione, ossia gli ostacoli che però state incontrando in questo momento, invece direi così importante per voi, in cui state appunto dimostrando grande maturità, una presa di posizione importante. Però quali ostacoli ancora ci possono essere che vi possono impedire in realtà di vivere come in realtà voi vorreste? Allora, eccola qua, wow! E qui abbiamo, ecco, veramente è proprio preso al contrario. Avete l'appeso. Allora, non vi piace attendere. L'appeso rappresenta le attese, rappresenta i sacrifici che però dal vostro punto di vista si stanno protraendo da troppo tempo. Io ve lo dicevo, ragazze, con questa giustizia, che voi molto probabilmente già da tempo che state pensando ad un reale cambiamento nella vostra vita. È già da tempo che state pensando e sperando, o evidentemente di lasciare il compagno che avete al vostro fianco in questo momento, oppure comunque di prendere una posizione netta rispetto ad esempio a una persona che state frequentando, nel caso per esempio in cui questa persona sia impegnata, oppure nel caso in cui voi abbiate avuto sempre storie con persone di questo genere. Voi, vi ripeto, siete molto stanche, vi ripeto, di dover aspettare, perché notate che chiaramente le tempistiche si stanno protraendo per troppo tempo e voi vi state sacrificando da troppo tempo.
queste situazioni tante volte vi creano dei momenti di stasi, di stand-by, che però a voi non stanno bene. Perché evidentemente queste situazioni si stanno protraendo da tanto tempo e per troppo tempo. Quindi è come se voi foste state illuse da una o più persone e di conseguenza siete stanche di troppe parole piuttosto che di fatti. Voi infatti come state agendo? In maniera concreta, vi dicevo, terra. Le persone che avete conosciuto in questo momento, aria, tutta aria, l'aria raddoppiata. Quindi, qui c'è tantissima aria, tra l'altro, aria, aria, aria e bilancia che è un segno d'aria. Quindi, vi ripeto, in questo caso avete trovato, come vi dicevo già dall'inizio, anche con il Re di Spade, affabulatori, persone che con le parole ci sanno fare molto bene, ma che in realtà rischiano di ingannare e vi hanno fatto vivere sino ad ora, vi ripeto, situazioni di eccessivo sacrificio, incontri magari sporadici, incontri nascosti, poiché appunto in accezione negativa purtroppo l'appeso rappresenta dei tradimenti, quindi legami con persone già impegnate o comunque legami con persone che non avevano alcuna intenzione di impegnarsi in una storia fatta e finita, persone prive di motivazione che vi hanno fatto penzolare per troppo tempo e vi ripeto, vi hanno, diciamo, immesso in questo circolo vizioso di vengo, sparisco, torno, sparisco di nuovo, avanti e indietro. È come se voi in questo momento abbiate bisogno proprio di disintossicarvi da queste persone. Persone, vi ripeto, inconcludenti, perché proprio la caratteristica, diciamo da manuale, degli individui appunto identificati con l'appeso è proprio il mistificatore, l'inconcludente, i falsi profeti, quindi persone che ingannano e hanno troppo ingannato, facendovi vivere anche situazioni, vi ripeto, poco soddisfacenti, deludenti. E anche tanti momenti di solitudine, anche momenti di noia, che vi hanno messo di fronte a delle prove eccessive, dolorose. Probabilmente avete anche incontrato persone, perché l'appeso rappresenta anche questo in accezione negativa, che avevano anche delle problematiche a carattere psicologico abbastanza importanti, perché può rappresentare anche un individuo con turbe mentali di una certa gravità. Ma anche addirittura potrebbe esservi capitata una o più persone, o magari il vostro stesso compagno, che abbia problemi di impotenza, impotenza sessuale. Perché in accezione negativa, ragazzi, io devo dirvi un po' quelli che sono chiaramente tutti i significati di una carta, l'appeso in accezione negativa rappresenta anche l'impotenza fisica sessuale. Quindi una persona che può avere difficoltà nel, ad esempio, appunto, raggiungere l'orgasmo. Quindi persone che hanno delle problematiche di un certo tipo. Quindi persone anche un po' disordinate, non solo emotivamente, ma magari anche a livello pratico, perché può rappresentare anche la disoccupazione. Quindi persone in ristrettezze economiche, persone che comunque pensavano troppo al denaro e a cui magari il denaro non mancava, ma a cui evidentemente sembrava non bastare mai. Quindi persone eternamente insoddisfatte. E siete stanche, ragazze, di questa tipologia di persone, però purtroppo venendomi ancora come ostacolo nel presente, è perché evidentemente queste persone ce le avete ancora intorno, o appunto avete ancora al vostro fianco questa tipologia di persona. E siete veramente stanche di una situazione di questo genere perché state notando che purtroppo la situazione non sta migliorando, perché purtroppo l'appeso in accezione negativa rappresenta i sacrifici inutili, che non portano a nulla. Quindi, evidentemente, avete magari anche cercato in passato di sistemare determinate cose, ci avete creduto, secondo me. Però poi ad oggi vi siete resi conto che ormai il cambiamento è impossibile e ci state rinunciando. Però siete veramente
in un momento di grande noia quasi nei confronti dei sacrifici che avete dovuto compiere fino adesso. Perché tanto vi siete resi conto che sono dei sacrifici appunto inutili. Quindi siete proprio stanche, vi ripeto, di continuare a rimanere sospese, ad essere lasciate lì ad aspettare. Siete stanche perché le tempistiche ormai, secondo voi, devono velocizzarsi. Ormai il dado è tratto, quindi avete voglia di questo cambiamento, ne avete bisogno, la giustizia, il paggio. Ormai basta, non volete più continuare ad ascoltare le sciocchezze che vi vengono dette, le storielle che vi vengono raccontate, siete stanche, volete andare verso il nuovo. Tra l'altro, guardate anche qua, l'appeso ha come simbolo l'acqua. Quindi di che cos'è che avete bisogno, ragazze mie? Avete bisogno di amore. L'acqua è il centro emozionale. Di avete bisogno di qualcuno che vi faccia provare dei reali sentimenti, non come questi re di spade o questo re di spade. Voi avete voglia di vivere, avete voglia di sciogliervi da questa situazione di appeso e solo voi potete farlo. Guardate, la chiave, l'appeso ce l'ha in mano per liberarsi da questa gabbia. Vi ricordate? La gabbia del cuore, guardate, voi volete essere libere da questo tipo di persone che vi fanno vivere in queste condizioni e che non vi danno niente da un punto di vista sentimentale. Invece voi avete bisogno dei sentimenti, acqua. Allora. Quindi per voi ormai, ragazzi, i tempi sono maturi, eh? Ecco perché appunto abbiamo la carta dell'appeso, proprio perché evidentemente siete stanche di stare ad aspettare qualcosa che non si muove. Ed ecco perché dunque la giustizia, perché state cercando effettivamente a questo punto voi di agire. Ecco perché il paggio, vi dicevo, state con astuzia cercando proprio di programmare tutto nel minimo dettaglio in maniera operativa con la terra. Vi state dando da fare, eh? State agendo veramente molto bene. Io vi ripeto, ragazze, ve l'ho detto dall'inizio di questa stesa, complimenti. Perché le persone che avete avuto fino adesso o la persona che avete al vostro fianco assolutamente non va bene, eh? Proprio no. Appunto, però vediamo un po' l'ambiente. Questa carta, oh, mamma mia, si girano tutte. Questa carta rappresenta l'ambiente esterno a voi. Quindi, fondamentalmente, il vostro entourage, parenti, amici, le persone che in qualche modo vi circondano. Vediamo se possono appunto in qualche modo aiutarvi oppure se invece contribuiscono a creare questi ostacoli. No, assolutamente, qui abbiamo la carta della morte. Anzi, allora, ragazze mie, l'ambiente che voi state frequentando, le persone che voi state frequentando, in qualche modo mi dicono gli arcani che potrebbero invece assolutamente aiutarvi per questo grande cambiamento che voi state cercando. Nel senso che molto probabilmente, visto che come vi dicevo prima, voi state agendo in maniera operativa, in maniera pratica, voi state cercando evidentemente magari anche di frequentare persone nuove, di avere nuovi amici, di frequentare posti nuovi, di conoscere persone nuove e diverse evidentemente rispetto al vostro passato. Infatti, appunto, state cercando di vedere cosa c'è oltre quello che avete fino ad ora avuto nel vostro presente, nel vostro passato. Quindi, molto probabilmente con la morte state proprio cercando di eliminare, vi ripeto, vecchie conoscenze, vecchie amicizie, vecchie abitudini, posti che frequentavate. Per esempio, avete iniziato a frequentare una nuova palestra oppure un nuovo corso di ginnastica ritmica, oppure non lo so, andate a nuoto e avete cambiato piscina, piuttosto che per esempio avete cambiato locale in cui andare a prendersi l'aperitivo il venerdì sera piuttosto che il sabato. Sono esempi stupidi, ma per farvi capire.
Il concetto è che state proprio cercando di cambiare ambiente, di cambiare persone. Per esempio, avete chiuso un account Instagram, Facebook, quello che avete, ne avete riaperto uno ex novo, avete ad esempio cancellato molte amicizie, avete fatto pulizia nella vostra rubrica WhatsApp, cosa che io faccio sistematicamente. State quindi cercando proprio di rinnovare le vostre amicizie, per esempio, prima uscivate con un gruppo, una compagnia, adesso avete deciso di eventualmente inserirvi in un nuovo gruppo, in una nuova compagnia. Vi sto facendo tanti esempi per cercare di farvi capire che cosa si intende con questo arcano senza nome, con questa morte, perché guardate che intelligente la rappresentazione della morte. È incinta questa donna. Quindi rappresenta la chiusura col passato, che è un passato che non vi ha fatto bene per niente, ma che dà la possibilità di un nuovo futuro decisamente molto più florido. Quindi in realtà c'è in gestazione qualcosa, io ve lo dicevo con questo paggio, che state programmando qualcosa, state cercando comunque di agire in maniera operativa, in maniera pratica, concreta, proprio per cambiare completamente quella che è la vostra esistenza. Ma vi ripeto, ragazze, state facendo benissimo. Tra l'altro, guardate, oh, scusate, ho spostato la telecamera. Allora, tra l'altro, guardate che qui abbiamo il simbolo dello scorpione. E che cosa vi dicevo con la giustizia? Parlando della giustizia, che voi state cercando di entrare nella profondità delle vostre zone d'ombra, nel vostro inconscio, nell'oscurità, nella parte più oscura probabilmente, no? Dei vostri desideri, dei vostri impulsi, per cercare di domarli e per cercare quindi di dargli eventualmente un corso differente. L'oscurità dello scorpione, che è un'oscurità molto profonda e anche molto spigolosa. Ma lo scorpione rappresenta anche la passione. Voi avete passione per la vita. Vi dicevo con questo appeso il simbolo dell'acqua, voi avete voglia di sentimenti, ma ragazzi, sentimenti veri. Voi volete passione, volete innamorarvi di nuovo, volete il cuore che batte profondamente, volete amare follemente ed essere amate da impazzire. Voi volete finalmente, come vi dicevo con la giustizia, qualcosa di leale, di puro, di onesto, di travolgente, alla luce del sole. Voi avete bisogno di sentimenti, perché fino adesso evidentemente vi siete rapportate a persone morte dentro. Siete stanche di tutto questo, ve lo ripeto dall'inizio, ecco perché la morte. Quindi state proprio cercando, vi ripeto, di trasformare, di rinnovare il vostro entourage. Avete dei nuovi progetti, ma avete veramente tagliato, perché guardate che enorme falce. Vi ripeto, evidentemente avete tagliato delle amicizie, tagliato delle conoscenze. Stavate frequentando un gruppo di persone, avete deciso di non frequentarle più, ma anche in maniera direi piuttosto severa, come appunto la severità della giustizia. Perché non vi fidate più, come vi dicevo prima, con questo paggio. Appena notate qualcosa che non vi piace, tagliate immediatamente. Avete deciso di recidere dalla vostra vita i rami secchi e state cercando di farlo nel migliore dei modi, ma in maniera veramente concreta. Quindi qui c'è un pensare, una riflessione, ma anche un agire. Molto probabilmente avete magari anche già iniziato a parlare chiaro al vostro compagno ufficiale, se ce l'avete. O vi ripeto, avete tagliato delle frequentazioni, magari vi siete appunto lasciate da poco con una o addirittura più persone che avete deciso veramente di allontanare. O vi ripeto, magari eravate impegnate in una storia clandestina, avete deciso in questo momento di dire basta, non mi interessa più, fai quello che vuoi, io vado avanti per la mia strada. Ma magari anche senza comunicarlo all'altra persona, perché qui ci sono poche comunicazioni, ma tanta decisione interiore. Quindi è come se le persone tornando da voi, persone che state aspettando al varco, come vi dicevo prima con il Fante, vi troveranno diverse, inevitabilmente. Qui c'è una morte importante, ragazzi, avete tagliato veramente tanto, ma è importante ed è parte del vostro percorso. Era fisiologico, ragazze mie, farlo, eh? Era fisiologico e assolutamente inevitabile.
Allora, guardiamo però questa posizione. Questa posizione è in realtà la tipologia di rapporti che voi avevate stretto con le persone del vostro passato o nel vostro presente, perché questa carta è effettivamente molto importante, perché rappresenta proprio che tipologia di rapporto avevate o avete con le persone, su cosa si basavano, diciamo, obiettivamente questi rapporti, perché abbiamo detto che voi in realtà avete più dato che ricevuto, quindi cerchiamo di obiettivamente capire che cosa è un 5 di pentacoli, certo, per forza. Allora, ragazze, sì, vi confermo che voi avete praticamente soltanto dato, non avete ricevuto quasi nulla in cambio, perché purtroppo il 5 di Pentacoli è la carta della povertà. Ebbene sì, quindi siete effettivamente state sempre circondate, vi ripeto, da persone che vi hanno dato molto molto poco per un grande egoismo, ve lo dicevo anche con il re di spade. Cioè persone votate al soddisfacimento unico del loro bisogno, quando loro ne avevano voglia, quando loro potevano, ma poi per il resto il 5 di denari rappresenta l'incoerenza e il disordine. Purtroppo, tra l'altro, ragazze, il 5 di denari rappresenta anche la figura dell'amante, quindi quegli amorazzi, diciamo, poco puliti. Difatti, ve l'ho detto che alcune di voi possono sicuramente essere state impegnate in rapporti clandestini, perché qui viene fuori spesso questa situazione. Quindi, vi ripeto, rapporti basati unicamente sul sesso, cioè l'altra persona, non voi, voleva da voi un rapporto strettamente di tipo materiale, perché i pentacoli, i denari rappresentano il centro materiale, la terra. Tra l'altro, guardate, qui abbiamo il simbolo del toro, eccolo qua, e di Mercurio. Quindi vi ripeto di nuovo, persone che, come tipico del toro, hanno un atteggiamento fortemente godereccio, per carità, nei confronti della vita, amano molto la sessualità, ma vi ripeto, i rapporti si fermavano unicamente a quello. Quindi qui non c'è uno straccio di sentimento o anche forme di romanticismo, di sentimentalismo. Quella che dava, ovviamente, invece in maniera generosa, eravate soltanto voi. Sapete che le carte di grado 5 rappresentano anche i conflitti, quindi probabilmente avete avuto sempre storie molto turbolente, anche tendenzialmente, come è tipico delle carte di pentacoli e delle carte di spade, tra l'altro, con persone molto gelose e molto possessive. Quindi molto probabilmente avete avuto rapporti dove le discussioni erano basate molto sulla gelosia, ok? Sul possesso, un possesso però fisico. Quindi, come vi dicevo con il re di spade, persone assolutamente non in grado di avere rispetto per voi in quanto a persona. Erano individui che vi ritenevano in qualche modo di loro proprietà, ma perché possedevano il vostro corpo e a loro non importava particolarmente, diciamo, di in qualche modo avere la vostra anima, il vostro cuore. Erano persone un po' anaffettive, devo dire la verità. Mercurio rappresenta comunque delle storie che partivano comunque con una certa curiosità, una certa leggerezza, anche piacevole. Persone che, vi ripeto, sanno usare molto bene le parole. Mercurio rappresenta la comunicazione e di conseguenza individui anche appunto in grado di instaurare con voi dei rapporti comunque molto freschi, ma molto passeggeri, molto superficiali. Mercurio regge il segno dei gemelli, è il pianeta per eccellenza del segno dei gemelli, quindi persone, vi ripeto, anche con una personalità abbastanza complessa, variegata, che nascondevano sempre, diciamo, un altro volto o addirittura un'altra vita, vi ripeto, le situazioni clandestine. Quindi anche evidentemente persone che ci sapevano fare, divertenti per carità, loquaci, persone brillanti, perché vi ripeto che Mercurio rappresenta anche l'intelligenza comunicativa. Quindi
persone comunque che vi portavano, vi ripeto, momenti di gioia, di leggerezza, ma mai situazioni in qualche modo sentimentalmente importanti. L'abbinamento, guardate, terra e in questo caso aria, proprio perché Mercurio si rifà appunto tanto al segno dei gemelli, tutta quest'aria presente in questa stesa sino ad ora mi fa capire che avete conosciuto persone assolutamente intelligenti da un punto di vista appunto mentale, comunicativo, persone che ci sanno fare con le parole, persone interessate per carità a voi, ma unicamente ad uno scopo di tipo fisico. Evidentemente voi piacete molto, quindi persone anche argute, anche furbe, anche estroverse, per carità, ma che miravano non tanto proprio ad un rapporto di tipo stabile, cosa che invece voi state assolutamente cercando, ve lo dicevo prima, con la giustizia. A questo punto potrei, diciamo, azzardare l'ipotesi, che poi in realtà non è obiettivamente un'ipotesi, perché fino ad ora assolutamente abbiamo trovato inequivocabilmente una forte presenza di aria e una presenza anche importante di terra. Quindi, molto probabilmente siete state legate o siete legate ad individui che appartengono o ai segni di terra o ai segni di aria. Quindi, Toro, Vergine, Capricorno, oppure Gemelli, Bilancia e Acquario. Oppure persone che hanno questi sei segni come ascendente, oppure persone che hanno questi sei segni nei pianeti principali del loro tema natale, cioè nella Luna, in Venere in particolar modo e anche in Marte e Mercurio. Se riuscite in qualche modo eventualmente anche a reperire le effemeridi, provate eventualmente a notare, appunto, se nel tema natale delle persone che avete prevalentemente frequentato, al di là del segno zodiacale e dell'ascendente, ci sono questi pianeti, quindi Luna, Venere e, vi ripeto, Mercurio e Marte, in questi segni. Quindi, vi ripeto, Gemelli, Acquario, Bilancia, oppure Toro, Capricorno e Vergine. Perché tutta questa freddezza e questa attenzione maggiormente all'aspetto fisico, godereccio, materiale del rapporto è tipico dei segni di terra e dei segni di aria, in particolar modo la capacità di mentire, che è tipico di entrambe queste due categorie di segni, quindi segni di terra e i segni di aria, che sono estremamente intelligenti, senza nulla togliere ovviamente agli altri, ma sono estremamente intelligenti, però purtroppo nelle accezioni negative utilizzano la loro intelligenza per poter ottenere, anche a volte senza scrupoli, ciò che loro vogliono. In particolar modo i segni di terra hanno questa caratteristica. In particolar modo il Capricorno, il segno del Toro, ma anche tanto il segno della Vergine, che sono di un'intelligenza veramente invidiabile, e io lo dico da cancro, però sono effettivamente invidiabili in quanto a intelligenza, ma che veramente a volte in quanto ad emotività, mamma mia, cioè, lasciano un po' perplessi, specialmente i segni d'acqua, risultano sempre un po' perplessi dalla freddezza a volte di questi segni, per non parlare poi appunto dei segni d'aria. Allora, vediamo però ragazzi a questo punto carta fondamentale, il consiglio degli arcani, cioè come sarebbe, diciamo, meglio comportarsi per in qualche modo proseguire sicuramente in questo bel cammino che avete già iniziato, ma per veramente disfarvi a questo punto di questi ostacoli e per continuare in maniera efficace, il più efficace diciamo possibile, quello che è appunto il vostro percorso. Vediamo un po', eccolo qui, e qui abbiamo un bellissimo paggio. Allora, questo paggio di bastoni, finalmente è la prima carta di bastoni che io vedo e questa cosa mi piace tantissimo, perché dopo tutta quest'aria veramente
e questi pentacoli, insomma, iniziamo un pochino a vedere la luce. Allora, questo paggio di bastoni è un invito sicuramente a continuare a guardarvi intorno, proprio con questo paggio di spade di cui vi parlavo prima, poc'anzi. È un invito anche a rimanere, come però evidentemente vi dicevo, voi avevate, appunto, avete questa sensazione, appunto, di tenervi pronte ad eventuali comunicazioni, perché vi arriveranno, mi viene ribadito per ben due volte, quindi ci saranno delle notizie in arrivo, quindi tenetevi assolutamente pronte e cercate però in qualche modo di portare avanti queste conversazioni, quindi non interrompete i rapporti con le persone che vi scriveranno, cercate di porvi in un atteggiamento molto curioso, di porvi in un atteggiamento allegro, spensierato, vivace, anche diciamo eroticamente abbastanza prese dalla cosa e dalla situazione, perché parliamo di bastoni, quindi parliamo di centro creativo e sessuale, quindi il fuoco. Cercate in qualche modo di valorizzare anche la persona che vi scriverà, che vi cerca, che vi fa la corte. Quindi cercate di intraprendere ulteriori conoscenze, di essere il più estroverse possibili, il più aperte possibili. I paggi rappresentano anche dei piccoli spostamenti, quindi probabilmente anche cercate di magari uscire un po' di più. Cercate quindi, vi ripeto, di comunicare di più, di conoscere più persone, di spingervi anche, come vi dicevo, con la morte, come già state iniziando a fare, oltre quelli che sono i confini degli ambienti che avete frequentato sino ad ora, proprio perché, vi ripeto, qui arriveranno delle comunicazioni, perché qui c'è qualcuno che si farà avanti. E lo farà in maniera, direi, piuttosto interessante. È una persona molto probabilmente giovane di età, proprio perché è un paggio, oppure che ha un atteggiamento molto giovanile nei confronti della realtà. È una persona a cui voi interesserete sicuramente da un punto di vista fisico, perché qui parliamo di bastoni, ma i bastoni rispetto alla fisicità desiderata dalla Terra è anche, diciamo, densa di emozioni, di sentimenti, magari no, perché parliamo di conoscenza appena iniziata, ma parliamo di una persona che comunque prova delle emozioni, quindi non siamo più in questo campo di totale freddezza. Guardate anche a livello cromatico come è cambiata questa carta. Quindi vediamo un qualcosa in più, vedrete un qualcosa in più. E gli arcani vi dicono sì, ebbene sì, puoi assolutamente lasciarti andare a questa nuova conoscenza, perché non sarà proprio niente male. Tra l'altro, guardate che qui abbiamo finalmente un abbinamento differente, per cui abbiamo appunto la terra e il fuoco, quindi non più terra e aria, o aria e aria, ma abbiamo la terra e il fuoco. Quindi ci saranno delle conoscenze o una in particolare che sarà una conoscenza, vi ripeto, molto concreta, quindi terra, dove ci sarà una grande passionalità, quindi fuoco, ma non disgiunta da una forma di importante emotività. Inoltre, il fante di bastoni può rappresentare una persona che si può presentare, diciamo, innanzitutto in maniera amichevole nei vostri confronti. Le carte che rappresentano l'amicizia generalmente sono le carte appunto di pentacoli o diciamo parzialmente di bastoni. In realtà, però, rispetto ai pentacoli, i bastoni nascondono invece grande passionalità, cioè questa persona o queste persone, ma secondo me ce n'è una in particolare, in qualche modo arriverà da voi, messaggero di buone notizie, fingendo comunque un atteggiamento amichevole, ma in realtà è una persona che mira a ben altro, è una persona molto appassionata. Il fante di bastoni è un personaggio veramente finalmente leale, onesto, sincero, anche a volte un po' ingenuo, però sarà un corteggiatore veramente, ragazzi, di quelli doc.
Quindi una persona legata magari ancora a quei vecchi modi di fare le telefonate, i messaggi del buongiorno, quelle cose belle che finalmente, guardatevi, oh mamma, è caduta la carta, scusate, riapriranno il cuore. Quindi vi ripeto, una persona che anche si fermerà a pensare su come fare per potervi conquistare, su cosa dirvi. Ad esempio, sceglierà per i vostri incontri una location particolare. E vi dirò di più, è una persona o che tende a spostarsi per lavoro o che comunque vi proporrà dei piccoli spostamenti. Quindi ha anche un'altra caratteristica che vi devo ovviamente riferire, però questo chiaramente può non valere per tutti, è una persona che potrebbe avere una nazionalità straniera, quindi non italiana, perché appunto solitamente per definizione il fante di bastoni rappresenta lo straniero. Però vi ripeto, una persona che veramente rappresenterà il prototipo opposto rispetto agli inconcludenti che voi avete incontrato o conosciuto sino ad ora. Infatti, guardate, è in totale opposizione a livello proprio di posizione nella stesa. Quindi è una persona veramente molto diversa. Potrebbe essere una persona di un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, però con eventualmente un ascendente, ad esempio in un segno di fuoco, oppure con un tema natale ricco di pianeti in segni di fuoco. Oppure viceversa, può essere una persona di un segno di fuoco, quindi Leone, Sagittario e Ariete, che ha l'ascendente in un segno di terra, oppure molti pianeti in segni di terra. Ma l'elemento fuoco è importante. Magari può essere anche un segno d'acqua, per esempio, però con la Venere e la Luna in un segno di fuoco. E allora qui c'è un'esplosione di passione, ragazze, che caspita. Qui ci sarà tanto fuoco, eh? Quindi se riuscite evidentemente a conoscere, a captare di questa persona segno zodiacale, ascendente e magari anche la data di nascita precisa per capire appunto il tema natale, potreste notare questa grande presenza di fuoco che abbinata alla terra però dà calore. Non è la terra abbinata all'aria che invece raffredda. Ok? Allora, adesso ultima carta fondamentale, ovviamente una delle più importanti, rappresenta appunto il futuro, ossia se conoscerete finalmente un'altra persona, che caratteristiche avrà questa persona, che tipologia di rapporto inizierete con questa persona e soprattutto eventualmente anche le tempistiche, anche se sinceramente da questo paggio di bastoni, che appunto gli arcani vi consigliano assolutamente di frequentare e a cui dare piena udienza, direi che le tempistiche sono piuttosto veloci, perché appunto sapete che coppe e bastoni rappresentano giorni o al massimo settimane, mentre i denari e le spade rappresentano mesi generalmente, o addirittura anche anni. Comunque, vediamo un po' a questo punto se effettivamente voi riuscirete a trovare questa persona e che caratteristiche avrà questa persona, se sarà veramente così diversa rispetto alle persone che avete conosciuto in passato. Wow, asso di coppe. Allora, ragazze mie, meraviglia delle meraviglie. Allora, l'asso di coppe è una delle carte più belle del mazzo. Se parliamo in una stesa oltretutto d'amore, è la migliore che poteva sicuramente appunto capitarvi. Vi ribadisco, per quanto riguarda appunto le tempistiche, che l'asso di coppe rappresenta delle tempistiche molto veloci. Quindi parliamo di giorni o al massimo settimane.
Vi posso garantire che qui inizierete finalmente una vera storia. Quindi, se siete impegnate in un rapporto ufficiale, voi chiuderete questo rapporto, sempre se non l'avete già fatto con questa morte, ve lo dicevo. Comunque lo andrete a chiudere, inizierete finalmente un rapporto nuovo, o comunque conoscerete una persona che vi porterà alla decisione definitiva di chiudere il rapporto attuale. Se siete single, incontrerete il vero amore, perché l'asso di coppe rappresenta l'amore. Ma come tutti gli assi rappresenta finalmente l'inizio di un qualcosa. Qua abbiamo, guardate, i simboli dell'acqua raddoppiati. Siamo partiti da questo simbolo di aria raddoppiato, che è terribile per i sentimenti, e siamo arrivati finalmente ad avere l'elemento per eccellenza dei sentimenti. In questo caso raddoppiato, quindi l'acqua. Acqua significa sentimento, significa amore, significa desiderio fisico, significa rapporto, vi ripeto, pulito, leale, sincero. Voi darete e riceverete, significa avere una persona che ti amerà tanto quanto tu sei in grado di dare. È un nuovo inizio. Io però, ragazze, non ritengo che questa persona faccia parte delle vostre conoscenze del passato. Penso che questa sia una persona assolutamente diversa che faccia parte del vostro futuro, quindi una persona che voi ancora non conoscete. Secondo me è una persona nuova che vi porterà ad un legame importante, un legame anche quasi familiare. Cioè, questo è un colpo di fulmine pazzesco che vi colpirà la passione, ma anche tanto il cuore, e addirittura potrete anche iniziare un rapporto stabile alla luce del sole, una convivenza addirittura. Quindi qui riceverete anche delle ottime notizie, ecco qua ve lo dicevo con questo paggio, però potrebbe anche rappresentare, anche se secondo me in minor misura, prendetela un po' alla lettera questa cosa, come una sorta di anche ripartenza di un vecchio rapporto. Che però, ragazze, qui deve nascere proprio da basi nuove. Cioè, questa persona deve proprio cambiare completamente, ma cambiare come il giorno e la notte. Tra l'altro, l'asso di coppe rappresenta anche la metamorfosi, quindi questa deve essere una persona che deve proprio cambiare pelle per tornare da voi. Quindi potrebbe essere il caso di una ripartenza o un riavvio di una storia, ma a mio avviso, in questo caso, direi di no. Per alcuni di voi forse, probabilmente potrebbe essere, ma vi ripeto, questa persona deve cambiare completamente ex novo. Io direi che un re di spade, personaggi che vi hanno tenuto in una situazione di appeso e di 5 di denari, non credo possano essere in grado di grossi cambiamenti. L'asso di coppe rappresenta l'ambiente domestico o comunque l'ambiente quotidiano. Quindi, legato anche alla famiglia, legato al gruppo di amici, quindi potrebbe essere una persona che vi viene presentata da un familiare o che abita vicino a voi, perché l'asso di coppe rappresenta la casa proprio in senso fisico, ok? Quindi il focolare domestico. Può essere un amico di famiglia, vi ripeto che vi viene presentato da genitori, fratelli, se ce li avete, cugini. Oppure un amico che si inserisce appunto nella vostra compagnia. Quindi rappresenta un ambiente che voi state iniziando a frequentare, dicevo con la morte che voi avete cambiato molto della vostra quotidianità, ecco lì incontrerete questa persona. Però essendo un asso di coppe, secondo me non è una persona molto distante da voi. È una persona che comunque vi girerà attorno, quindi per esempio che abita magari o nel vostro stesso quartiere oppure nella vostra stessa città. Ed è una persona che avrete modo di conoscere, di vedere vis-à-vis. Quindi non rappresenta, secondo me, delle conoscenze social, ma rappresenta delle conoscenze fisiche. Fatte finite, oppure magari una persona che conoscete sui social ma che abita comunque dalle vostre parti. Ok?
Quindi sarà una storia con una persona assolutamente sincera, con una persona pulita, con una persona che potrebbe arrivarmi da un vecchio rapporto interrotto, quindi per esempio un divorzio, ma con il quale non ha più nulla a cui spartire, se non la presenza evidentemente di una figlia femmina, perché l'asso di coppe può rappresentare anche delle figlie femmine. Quindi, per esempio, può essere un nuovo amico della vostra compagnia che potrebbe appunto avere una figlia femmina. Questo ovviamente non per tutti, ma sto cercando di darvi più indicazioni possibili. Quindi è una persona che inizierà con voi questo tipo di rapporto, è un rapporto che durerà e questa persona lo vuole far durare. Potrebbe essere anche una persona che conoscerete durante una festività, durante un banchetto, perché l'asso di coppe rappresenta i festeggiamenti. Ma l'asso di coppe rappresenta anche a livello professionale, quindi che tipo di lavoro potrebbe fare questa persona? L'arte. Quindi potrebbe essere un pittore, potrebbe essere un cantante, potrebbe essere un architetto. Quindi una persona che lavora con i sentimenti, con la propria emotività. Difatti abbiamo l'acqua. Potrebbe essere una persona che lavora anche con la bellezza. Quindi, per esempio, un parrucchiere, per esempio, un fotografo di modelle, perché rappresenta anche la bellezza. E potrebbe anche essere una persona esteticamente molto bella. Quindi potrebbe essere un gran bell'uomo. Allora, per quanto riguarda i segni zodiacali, qui abbiamo acqua, acqua e acqua. Quindi alle identificazioni che vi ho dato prima, quindi terra e o fuoco, io ci aggiungo però questa volta in maniera prepotente l'acqua. Quindi potrebbe essere una persona che abbia segno o ascendente o i pianeti principali in cancro, pesci o scorpione. Ok? Essendo l'ultima carta del mazzo, a mio avviso, in questa persona, a questo punto, sarà molto forte la presenza di segni d'acqua, però. Quindi vi ripeto, o è un cancro, uno scorpione, un pesci, o ha l'ascendente in uno di questi tre segni, o ad esempio ha la luna, Marte e soprattutto Venere, per esempio, in uno di questi tre segni. Con anche una parziale presenza di segni di fuoco e di terra. Inoltre, vi ripeto, per quanto riguarda le tempistiche, sono molto brevi, quindi si sta parlando di tempistiche che vanno al massimo da qui a qualche settimana. Non da quando pubblico il video, ma da quando inizierete a vederlo, perché per il principio di sincronicità. Chiunque incappi in questa tipologia di stesa in qualsiasi momento della sua vita può tranquillamente usufruirne e comunque beneficiarne. Che dire, ragazze, questa è una stesa iniziata in maniera pesantina, ma terminata in maniera totalmente diversa. Qui finalmente troverete il grande amore, l'anima gemella, la persona che sa farvi innamorare. Spero di avervi dato più indicazioni possibili in modo da riconoscerla in fretta. Mi raccomando, cercate di dare udienza a queste nuove comunicazioni, perché tra queste nuove comunicazioni c'è la persona giusta per voi che vi sta aspettando. Quindi, che dire? Buon amore!